Narratore intradiegetico, extradiegetico, omodiegetico, eterodiegetico e chi più ne ha più ne metta. Cosa vogliono dire, ma soprattutto servono davvero? Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Oggi facciamo un po' di chiarezza sulle molte etichette nomenclatorie che esiste la possibilità che tu abbia sentito, che voi abbiate sentito frequentando qualche corso di scrittura oppure in quella lieve sfarinata di narratologia che si studia a scuola, solitamente alle scuole medie o alle scuole superiori, qualora qualcuno di voi l'avesse fatto. Si tratta di che cosa sono queste etichette? Presto detto, si tratta di un sistema di nomenclatura che è stato sdoganato, è stato imposto, è stato inventato dai narratologi del secondo Novecento per, diciamo, analizzare una serie di opere letterarie e poterne confrontare fra loro l'impiego di alcuni aspetti della voce narrante e di questioni di questo tipo. Si tratta soprattutto di delle teorizzazioni, dei sistemi di teorizzazione figli dell'opera di Gérard Genet, che è uno dei principali formalisti russi responsabili proprio di questa, degli studi, dei primi pionieristici studi di approfondimento circa questa materia a livello contemporaneo. Ovviamente non è cominciata con lui la narratologia, è cominciata agli albori della letteratura, c'è stato qualcuno che ha iniziato a fare critica letteraria e all'interno della critica letteraria c'è sempre stato anche qualcuno che abbia spinto, che abbia, diciamo, orientato la propria indagine nella direzione di sintetizzare delle indicazioni per scrivere altre storie, oltre ad analizzare quelle che già erano state scritte. Ebbene, Genet in questo ha fatto, sì, è figlio soprattutto della sua impostazione teorica, quindi di analizzatore della materia letteraria senza una finalità esplicitamente orientata all'impiego pratico. E questo lo si può notare da tante cose, diciamo, soprattutto dalla scarsa utilità pratica di molte delle sue teorizzazioni, delle sue formulazioni. Potrei farvi qualche esempio, se volete al volo ve ne snocciolo qualcuno. Per esempio, il narratore omodiegetico è quella classe, quella famiglia di figure narranti che teoricamente porrebbe la posizione della voce narrante, l'eterodiegetico, fuori dal qui e ora della storia, astratta e staccata rispetto al mondo della narrazione, mentre il narratore omodiegetico dovrebbe indicare quell'insieme, quella famiglia di punti di vista in cui invece a narrare la storia sia uno dei personaggi della storia medesima. E eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono appunto molte di queste etichette che in realtà però non hanno una particolare utilità di impiego. Questa è una cosa di cui io stesso mi sono reso conto le prime volte in cui ho effettivamente frequentato dei corsi di scrittura. Si parla ormai di parecchi anni fa, io ne ho frequentati diversi quando ho deciso di abbracciare la professione di scrittura e di farla diventare qualcosa che era un semplice passatempo per me, ha invece qualcosa da praticare a un livello superiore. Effettivamente mi sono documentato su questi strumenti, e strumenti che peraltro avevo anche già studiato all'università nel corso di critica e teoria letteraria, in cui fui proprio interrogato su anche questi argomenti. Ebbene, dopo averli studiati, parere spassionato, posso dirvi che non servono praticamente a nulla per diventare effettivamente capaci nello scrivere. Non servono queste etichette nomenclatorie per aiutarvi a capire meglio quali siano gli strumenti migliori da adottare, quali sia il più utile, la più utile impostazione per scrivere il vostro libro. Qual è allora l'ABC? Qual è un modo invece che possa essere, diciamo, praticamente spendibile ai giorni nostri per decidere quale approccio alla scrittura
convenga adottare per il proprio libro? Allora, io ve ne propongo uno che è quello che impiego io e che adotto normalmente, che parte da una semplice, singola, grande bipartizione e fa discendere tutto il resto da questa scelta. Attenzione bene. Allora, il narratore, la voce narrante, intesa come la posizione della telecamera che fa da tramite tra appunto il lettore e la storia stessa, si suddivide in due famiglie principali, che sono il narratore trasparente e il narratore opaco. Che cosa si intende? Allora, partiamo con il dire che il narratore, che immaginatevi di essere in una rappresentazione teatrale, di stare assistendo a una rappresentazione teatrale, il narratore trasparente è quello che vi permette di essere in scena, essere così vicini alla scena da essere immersi nello stesso palcoscenico. È come assistere alla rappresentazione della storia stessa, così vicini al suo avvenire da esserne calati fisicamente dentro. È come essere addirittura non nelle prime file, ma proprio sul palcoscenico stesso, essere calati negli attori, che non sono attori ma sono persone vere, delle quali è possibile sperimentare proprio il flusso di pensieri, le emozioni, qui e ora, istante per istante. È la presentazione massimamente mimetica, direbbero appunto gli storici, i teorici letterari. Invece l'approccio del narratore opaco si allontana dal luogo della rappresentazione, si va indietro nelle file del teatro e si va in una posizione, ovviamente questa distanza è variabile, non c'è una distanza esatta, la distanza è variabile, più si è lontani dalla storia, più le figure sul palcoscenico che agiscono e fanno quello che devono fare ci appaiono distanti, sono distanti da noi, e diventando distanti da noi diventano distanti anche in un certo senso l'immediatezza delle loro emozioni, delle loro espressioni facciali. Percepiamo via via sempre meno dettagli di ciò che accade in scena, e però abbiamo accanto, solitamente quando siamo lontani dalla rappresentazione della scena, abbiamo accanto un amico, una persona che è addetta a spiegarci cosa sta succedendo in scena. Perciò abbiamo questa persona accanto che in alcuni casi può anche rimanersene il più delle volte zitta, se noi riusciamo a vedere con sufficiente chiarezza ciò che accade sulla scena da seguire comunque bene la storia stessa. Ma in altri casi, quando la storia sia molto lontano, invece questa persona parla sempre, parla a raffica, e anzi a volte capita che il suo parlarci sia quasi più rilevante nella nostra fruizione della storia medesima rispetto al nostro effettivamente vedere cosa sta succedendo sul palcoscenico. Questa è la situazione del narratore opaco. Questa è una metafora per indicare che cosa? Per indicare le due principali strade che possono, diciamo, essere intraprese, e che vengono normalmente intraprese con tutta la gamma delle sfumature intermedie da parte degli scrittori. La prima delle due è quella della narrazione trasparente, è la narrazione che cerca di raffigurare la materia narrativa come la realtà, e quindi con un intento mimetico cerca di immergere i lettori qui e ora esattamente nel flusso percettivo dei personaggi presenti in scena, creando una sorta di realtà virtuale attorno al lettore stesso, che possa perciò sentirsi trascinato dentro la scena. È l'approccio preferito da Rotte Narrative ed è l'impostazione in base alla quale io opero i line editing del giovedì sera. Quindi, se siete curiosi di capire come si faccia ad abbracciare questa famiglia, questa impostazione di approccio alle storie, alla narrativa, andatevi a cercare uno degli oltre 50, mi pare che siamo alla 55, delle sessioni di line editing che sono presenti qua sul canale YouTube di Rotte Narrative nel momento in cui sto registrando questo video. È sicuramente il metodo più meno intuitivo da realizzare, è il più complesso da padroneggiare, è il metodo che richiede la maggiore abilità e la maggior perizia tecnica, perché è molto facile
in qualche modo tradirlo. È molto facile creare delle discontinuità, creare degli errori di punti di vista che possano creare ambiguità. Gli altri approcci, quelli invece del narratore opaco, sono molto più, diciamo, sono molto più semplici, sono molto intuitivi, perché in un certo senso ricalcano la nostra comune esperienza quotidiana che facciamo quando andiamo a riportare a qualcun altro degli eventi a cui noi siamo stati testimoni e a cui quell'altra persona invece non lo sia stata. Ok? Quindi la persona seduta accanto a noi a teatro che ci indica in scena e dice: ecco, quell'attore lì, anzi quel personaggio lì ha detto a quest'altro questa cosa, perché nella scena prima è successo questo e quest'altro. Ecco che hai visto invece quello che è entrato in scena adesso, quello lì è il figlio di quest'altro e devi sapere che bla 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 bla. Quindi la presenza di questa voce autoriale che alcuni che non hanno chiarissime le idee ritengono essere obbligatoria, ci debba essere proprio la voce dell'autore, quindi non la voce narrante, ma proprio la voce dell'autore che racconta le cose, cosa che assolutamente non è vera, non è necessaria per niente. È un'impostazione tradizionale, un'impostazione che oggi molti lettori, specie nelle nuove generazioni e in certi generi letterari, faticano sempre di più a tollerare, perché è per molti è un'impostazione che in un certo senso impone la presenza di un intruso all'interno della raffigurazione della storia stessa, perché la tentazione di molti lettori, sempre più lettori, è quella di dire: sì, ma stai zitto, fammi seguire la storia. Io ho comprato questo libro perché voglio essere nella storia, voglio sentirmi dentro la storia, non voglio che sia tu a raccontarmela, voglio farmi io la mia idea di questa storia. Quindi al crescere nel cambiamento costante della società che tutti vediamo attorno a noi, nella crescente sfiducia verso le voci fuori campo che ci spiegano come noi dobbiamo interpretare le cose, intendere le cose, e nella sempre crescente tendenza a voler scegliere noi da soli come dobbiamo pensare e a voler avere semplicemente gli strumenti per trarre da noi le nostre conclusioni su ciò che vediamo, ecco che quindi all'interno di un complessissimo processo di trasformazione che comprende anche questo fatto, ovviamente non esauriremo qui questo argomento che sarebbe sconfinato, ecco che all'interno di questo processo di trasformazione anche la narrativa sta, diciamo, mostrando questo graduale, però insomma piuttosto deciso momento di transizione dagli stili di scrittura più diegetici, alcuni sicuramente potrebbero chiamarla così, agli stili di scrittura più mimetici. La diegesi è in una delle sue possibili accezioni, lo dico subito, prima che andiate a cercare sul vocabolario e mi diciate altre cose, nella, diciamo, dicotomia fra mimesi e diegesi, la diegesi è ciò che pertiene al modo del racconto, mentre la mimesi è ciò che pertiene al mondo raccontato, all'immediatezza interpretativa della scena, e la diegesi invece all'atto del riferire, del raccontare, dello spiegare, ok? Quindi le due alternative impostazioni. Non ce n'è una giusta e una sbagliata in assoluto, visto che sono sicuro che molti, soprattutto i nuovi qui sul canale, mi stiano aspettando che io dica proprio questo. No, non ce n'è una giusta e una sbagliata, come in tutte le cose. Ci sono però delle scelte che sono più ottimali in certe circostanze e lo sono meno in certe altre. Per esempio, nella narrativa per bambini o per ragazzi molto piccoli, non c'è dubbio che la scrittura con un narratore opaco, quindi con una voce narrante esterna che spiega ciò che sta accadendo in scena, sia preferibile. Lo mostrano proprio gli stessi giovani lettori di preferire quel tipo di storia, perché non hanno ancora magari gli strumenti conoscitivi per farsi da soli la loro idea e per capire quello che sta succedendo in scena. Ma anche in altri contesti espressivi particolari, come nel grottesco o nel comico, il narratore opaco è molto molto utile ed è necessario ai fini della buona riuscita dell'opera letteraria, degli intenti espressivi di quell'opera. In altri casi invece una narrazione di tipo trasparente permette di aumentare in modo molto deciso e vigoroso l'impatto emotivo della fruizione della storia stessa, perché i lettori hanno così la possibilità di vivere ciò che la storia descrive sulla propria pelle, come se fossero loro stessi a vivere quella stessa vicenda.
Perciò non è qualcosa di desiderabile sempre e in assoluto, ma in molti, molti casi invece lo è. E come dicevo, gli autori normalmente adottano anche una gran quantità di sfumature intermedie tra queste due, tra questi due poli, tra queste due alternative opposte. In molti casi io consiglio, anzi direi in tutti i casi, agli scrittori alle prime armi che non vogliano soltanto limitarsi a divertirsi a scrivere una storia, ma che puntino a realizzare un percorso con la scrittura di tipo professionale che li accompagni magari per una vita intera, la mia raccomandazione è senz'altro quella di padroneggiare la scrittura con un narratore trasparente. Questo perché è uno di quegli aspetti su cui se li si impara troppo tardi, cioè se ci si mette a studiarli troppo tardi, dopo magari anni che si è praticato solo l'intuitivo e autodidattico narratore opaco, diventerà via via più difficile da padroneggiare. E è già difficile da padroneggiare quando si è agli inizi e si è più malleabili e si è giovani. Perciò io consiglio di sforzarsi di studiarla da subito. E in realtà poi ciascuno è giusto che faccia le proprie scelte in base a quello che vuole scrivere, alla storia che vuole scrivere e anche ai lettori che vuole raggiungere con la propria storia. In ogni caso io raccomando a chiunque di imparare a capire che cos'è il narratore trasparente e quali sono gli artifici tecnici, gli artifici retorici che questa impostazione richiede al fine di garantire il massimo dell'immersione del lettore nella vicenda stessa, ed è quello che facciamo con i nostri corsi e con le nostre attività didattiche varie, variegate e svariate. Un approfondimento puntuale su questo aspetto, su questa diciamo dicotomia almeno teorica e delle sfumature che ci stanno dietro, insieme anche a tutta la spiegazione tra le differenze fra le varie prima persona e terza persona. Terza persona può essere l'una o l'altra, mentre invece la prima persona è quasi sempre, almeno se è al presente, è sempre trasparente, mentre invece se è al passato remoto può anche essere opaca, e eccetera, eccetera. Tutte queste, le interazioni e le sfumature conseguenti da questa prima principale bipartizione si possono trovare all'interno di uno dei corsi di rotte narrative, che è il, com'è che si chiamava? Non me lo ricordo più, la masterclass storica di rotte narrative, nel modulo circa la diegesi. Detto questo, io vi do appuntamento al prossimo video su rotte narrative e concludo qui questa pillola didattica, augurandovi una buona giornata dalla spiaggia della Riviera Veneta. Ciao ciao!